E ciao ragazzi, in questo video vi voglio spiegare qual è la differenza tra riscaldamento articolare e muscolare. E magari vorrei farti anche una domanda prima: tu lo fai il riscaldamento articolare e muscolare? Conosci la differenza? Beh, insomma ragazzi, vorrei provare a darti, ovviamente facendoti vedere anche quali sono gli esercizi per l'uno e per l'altro, vorrei provare a darti questo video utile in maniera gratuita. Quindi me lo meriterò, un like giù. E magari proprio se vuoi esagerare ti iscrivi al canale, attivi la campanellina così per avere altri video del coach. Bene ragazzi, fatta questa piccola intro, possiamo procedere. Ok ragazzi, che hai fatto? Ti sei iscritto al canale, intendo? Hai lasciato almeno il like? Mi hai fatto già qualche domanda? Se è così, fidati che la leggerò, fidati e ti risponderò. Comunque ragazzi, io vorrei spiegarvi, Mario, in plurale o singolare, deciditi. Vorrei spiegarvi effettivamente qual è la differenza tra un riscaldamento articolare, quindi articolazioni, e muscoli, ok? Io vorrei sapere innanzitutto da te se tu lo fai e se conosci già la differenza, magari me lo fai sapere sotto e comunque in questo video proverò a darti qualche risposta. Allora, per quanto riguarda il riscaldamento delle articolazioni, ti provo a spiegare ovviamente in maniera rapida. Immagina di andare a lubrificare queste articolazioni, perché tu nel movimento che fai vai a produrre un liquido, va bene, per i più precisi sinoviale si chiama, questo liquido dove vai a migliorare appunto la lubrificazione delle articolazioni e gradualmente vai a guadagnarti il range di movimento sempre più ampio e più sicuro, perché l'idea è quella di prevenire l'infortunio durante l'allenamento. Questo è la base di questo argomento, ragazzi. Invece per adesso ti faccio vedere anche gli esercizi. E invece per quanto riguarda il movimento, cioè il riscaldamento muscolare, immagina qui pure di aver riscaldato, quindi di aver lubrificato in profondità le articolazioni, e adesso devi cominciare a condizionare il muscolo, a preparare il muscolo, insomma a riscaldarlo in maniera tale che tu possa andare ad eseguire la tua performance in sicurezza, ad allenare i tuoi gruppi muscolari del giorno, insomma puoi andare ad eseguire quell'allenamento cercando di evitare ancora una volta quanto più infortunio possibile, perché voi statene certi ragazzi che già programmando, prevedendo, preparandoci, l'infortunio è lì dietro le porte. Figurati se salti tutte queste fasi. Quindi ti consiglio caramente di non saltare questa fase. Voglio aprire una parentesi e chiuderla subito, ragazzi. Sapete che ancora oggi bisogna parlare... Mario, ma lo stai facendo tu? Bisogna parlare ancora una volta di questo riscaldamento articolare o muscolare, comunque riscaldamento in generale. Sapete che ancora persone 6-7, vabbè Mario, manteniti sei basso, ma sono 7 su 10 ragazzi ancora non fanno riscaldamento di nessun genere, a prescindere di quale allenamento stiano andando a fare. Ve lo posso garantire ragazzi, i miei anni ormai sono 20 qua, 26, vabbè, sono veramente tantissimi anni di esperienza ragazzi, ancora dobbiamo parlare di riscaldamento. Arrivano tante persone che ancora devo insegnargli le basi. Mi sta benissimo, perfetto, però ancora per farvi capire quanto ancora ne dobbiamo parlare. Stiamo parlando di riscaldamento, cioè è la prima fase, cioè non la puoi evitare. Va bene, non facciamo polemica. Ok ragazzi, quindi che cos'è il riscaldamento delle articolazioni? Cioè come si fa il riscaldamento delle articolazioni? Io per esempio oggi voglio allenare le braccia, quindi le spalle e le gambe. Che cosa faccio? Mi sono riscaldato bene tutte le articolazioni, quindi sono stato attento. Da qui faccio un bel pike walk, che proprio al caso mio mi piace tanto questo esercizio, perché vi spiego subito. Faccio un bel pike per le spalle, mi allungo. Adesso vi spiego perché questo esercizio diventa fondamentale, non solo ovviamente perché il focus qui lo dà la spalla, questo esercizio. Ma come potete notare, sto andando a riscaldare tutte le braccia, quindi i tricipiti, i bicipiti, il pettorale, le spalle posteriori, la schiena, l'addome che si condiziona, ragazzi.
e tanti altri piccoli movimenti, piccoli adattamenti che si hanno in questo esercizio, dove vado ad assicurarmi una buona preparazione, un buon riscaldamento articolare e muscolare. Poi per quanto riguarda, per esempio, voglio andare a riscaldare la gamba, perché mettiamo il caso, anche in questa posizione io mi metto giù, se proprio voglio essere più dinamico, più costruttivo, voglio uscire dalla routine, giusto? Quindi cammino da qua, c'è lo squat e di nuovo da qui posso aggiungere ancora delle articolazioni, degli allungamenti di qualsiasi genere, ragazzi, ovviamente sempre con un po' di regola, di buon senso. Chiaramente erano dei semplici esempi per farti capire che devi comunque riscaldarti, devi riscaldarti, devi prepararti, evita l'infortunio quanto più possibile. Perfetto, ok, io ti ho dato una veloce spiegazione, dei veloci esempi, ma se vuoi questo video, giù nei commenti ti lascerò, nel primo commento ti lascerò sia un video completo su come andare a riscaldare tutte le articolazioni e un video completo su come andare a riscaldare tutti i gruppi muscolari. Ovviamente sono tutti e due generici, e poi se avete qualche domanda o c'è qualche problema specifico mi scrivete sotto e magari posso esservi di aiuto. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile, se è così perché non me lo fai sapere giù nei commenti, perché non lasci un like, perché non ti iscrivi al canale, insomma fai qualcosa, interagisci con il coach e fammi sapere che questo video sta andando bene. Ok, ci vediamo al prossimo video, siamo sicuri? Ti aspetto, io non mi muovo da qui, sono fermo. Alla prossima ragazzi, allenatevi bene, ciao!